2.300.000 euro di spesa tra interventi già in esecuzione, quelli che invece sono in programma e i lavori in fase di progettazione per rifacimenti, ristrutturazioni, realizzazioni di colonnati, loculi, ossari, impianti di illuminazione e varie manutenzioni ordinarie e straordinarie dei cimiteri di Sant'Anna, Santa Croce ed ex cimitero militare. Abbiamo in esecuzione circa 800.000 euro di lavori che vanno dal risanamento della seconda fase del colonnato all'illuminazione dei campi dal 31 al 34, alle impermeabilizzazioni varie, alla sistemazione del muro di contenimento del campo 15, che era molto richiesto, alla sistemazione e alla manutenzione in aria del campo 11, con la sistemazione quindi dei loculi del campo 11, con la realizzazione di interventi nel cimitero di Santa Croce, quindi io qui sto parlando del cimitero di Sant'Anna, ma interveniamo anche nel cimitero di Santa Croce, e abbiamo anche in piedi un appalto che spero di vedere presto l'avvio per i cimiteri dei bagni dell'ex cimitero militare. Quindi gli interventi in programmazione e progettazione, compreso un secondo forno per le cremazioni. Abbiamo in fase di progettazione ulteriori 300.000 euro per quanto riguarda interventi di manutenzione e in programmazione futura poi ulteriori interventi importanti che andranno anche a realizzare la nuova linea del forno crematorio. Ecco, nelle intenzioni dell'amministrazione comunale è quella di realizzare una quarta linea necessaria vista la crescita di richieste di cremazioni e avendo solamente un forno a Trieste ci teniamo ovviamente che sia funzionante un secondo forno nel momento in cui ovviamente ci sia necessità o comunque l'urgenza.